Bella ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovissimo video. Poi vi spiegherò un pochino cosa sta succedendo, ma come potete vedere qua ho un mezzaccio nuovo, è successo di tutto, scusatemi, e sto facendo tantissime prove e non so nemmeno se poi questa registrazione andrà bene. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, siamo qui in una situazione in cui sinceramente nemmeno io sto capendo che cacchio succede. In che senso? Prima cosa, ragazzi, vi lascio allo sponsor di questo video che è Eneba. Dategli un'occhiata perché è sempre molto importante. Ragazzi, vi ricordo lo sponsor di questo video, Eneba, sito di chiavi aggiornatissimo, come potete vedere ragazzi, guardate qua quanti giochi e guardate soprattutto i prezzi e gli sconti. Ma non parliamo solo di giochi, visto che la maggior parte delle chiavi sono per PC, ma parliamo soprattutto anche di tessere PSN, ragazzi, perché basta andare qua, PSN, e guardare tutto quanto, PSN Cards, e guardate qua che sconti devastanti. Trustpilot ovviamente buonissimo, quindi sito affidabilissimo. E in più avete la possibilità di acquistare con il codice sconto alle Miracle, quindi eccoci qui, prendiamo per esempio questa. Compra ora! Hai un codice sconto? Certo! Ale Miracle! Ed eccolo qua! Per il 3% di sconto aggiuntivo, una tessera da 50 euro è venuta fuori a 39. Eneba, sconti devastanti! Trovate tutti i link in descrizione al video. Eccoci qui di ritorno, ancora non mi è stata aperta, diciamo, la storyline, chiamiamola tra virgolette, per andare a prendere la cintura di Seth Rollins. Se voi sapete qualcosa ditemelo, perché io sinceramente non riesco a capirci nulla, però so che non ami difendere il tuo titolo WWE United States, ma è un obbligo per ogni campione e questa volta avremo davanti Samoa Joe. Togliamoci questo dente. Ah certo, vediamo cosa riesce a fare Samoa Joe contro di me, ma tanto alla fine del match sarò ancora United States Champion. Fintanto che il match si fa, per me va anche bene. Particolare questa cosa, no? E ci siamo ragazzi, finally, perché il campione difende, che figo, difende di nuovo la cintura per la United States Champion. Ma non capisco mamma mia che cattiveria, la bellezza di un gameplay. Ed eccolo qui, qua la vedo difficile. Però potrebbe essere un bell'incontro, eh? Perché no? E quindi la cintura è in palio, signori. Eccola qua. E abbiamo una grossa possibilità anche di portarcela a casa. E andiamo. Oh. Well, the winner almost becomes the defender of the red, white, what? Well, that is, unless they choose to use the title to insult Americans, as some have. Hey, it's the quickly into the cover with the title on the line. Ma dammi il tempo di reggere. He needs a little more than that. Ok, Samoa. Ok, bello, Sam. Ti è piaciuta? Contrattacco. Ah. Ginocchiata. Devastante sul mento, ma lui si rialza come se niente fosse. E allora continuiamo. E allora continuiamo, bello, perché sennò non si capisce nulla. Andiamo a buttarlo sull'angolo e facciamoci la nostra classica mossa del calcione. Dropkick devastante. Andiamo sulle corde perché noi abbiamo, facciamo dei danni. Porca miseria. Uno, due. Sticates, due. Standing Shield Star Press. Andiamo ancora dalle corde perché ragazzi facciamo malissimo noi dalle corde, eh? Eccolo là qua. Elbow drop. Done. Ma... va bene, pistacchio avariato. Ora ci facciamo due belle risate. TDT. Ma sbaglio o gliele stiamo dando a Garganella? Raga, sono a difficoltà difficile, cioè... è assurda questa cosa di come quando tu arrivi a un certo overall è la devastazione. Intanto lo prendiamo e lo buttiamo lì dove sa. Stava, mi ha ribaltato. Raga, mi ha contrattaccato la Ghost Bulldog. No, mi ha contrattaccato la Ghost Bulldog, raga. Aia. Oh, che è sta storia? Fermatelo, arbitro, lo prenda. Arbitro.
Che brutto. Aia. Arbitro, tenti di fargli lo scherzone. Gli abbassi i pantaloni all'improvviso. Questo è quello che ti meriti, Samo. Fai troppo il figo? Ed eccotela qua, amico. Contrattacco. Questa ti ha fatto male, Samoa. Sdam. Oh cavoli. Oh cavoli. Sì. Sì, ma raga, ma che figura di merda. Non è che ci volesse molto per colpirlo, però, eh. Ah, neckbreaker, ragazzi. È finita. È finita. Abbiamo due finisher. Che succede? Oh. Hop, 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 hop. Bam! È andata Samoa, però te la sei giocata benino ad un certo punto. Cross. Bones. In arrivo. Ciao bello. Ci vediamo alla prossima. Bam! Che bella la cross Bones. Ma... che cosa, amico? Rope break? Falla adesso. Falla adesso la rope break. Spam. Cavoli, mi sa che la fa anche adesso. No, forse no. Arbitro. Uno. Due. Tre. La devastazione. Guardalo, guardalo, guardalo. Dammi sta cintura, bello. Tu non hai capito niente. Guarda, guarda come ride, guardalo. Pensavate davvero di poter prendere la mia cintura? È potentissimo. Ragazzi, controllate se siete iscritti, che è sempre molto importante. Altra difesa del titolo, ma non so contro chi. Davvero, ragazzi, mi hanno detto soltanto che dovevo difendere il titolo, ma non conosco in questo momento l'avversario. Ma veramente? Ci metto 3 secondi. Ragazzi, vi dico solo una cosa. È durato pochissimo, ma anche perché non credo che ci siano molte possibilità. Oh! Bello! Non ti permettere. Ma non ti permettere. Vediamo un po'. Dai. Ancora. Mamma mia, contrattaccata. Le sto contrattaccando tutte. Il problema è che lui mi ha appena contrattaccato la final, la finisher, quindi siamo nella cacca più estrema. Però come sbloccare la finisher? Con una Ghost Bulldog. Ma mi ha contrattaccato anche qua. Ma che raga, tutte me l'ha contrattaccate. Ah! Oh! Monso! E allora è tutto un contrattacco. Ma che cazzo. Basta! Cosa sta succedendo? Ci siamo aperti entrambi qui. Calcioni a non finire. Oh, e basta questi. Oh! Mamma mia, che match sta venendo fuori. Da, da. Da. Ragazzi, sta venendo fuori un match devastante qui, eh. Cosa fa? È impazzito. Oh, crossbones così? Crossbones a casaccio. Uno. Due. Tre. Ma cosa sta succedendo? Voglio delle spiegazioni sul fatto di dover difendere il titolo 780 volte. E dammi sta cintura. E ci mancherebbe. Ragazzi, siamo ancora
alla difesa del titolo? Here we go, guys. Per l'ennesima volta? Ed eccolo qui, ancora lui, il campione, che mette di nuovo in palio il titolo. Dopo questo match qui andiamo a vedere tutte le opzioni, così ci ragioniamo un attimo sopra, perché sto difendendo il titolo davvero tantissime volte, come se me lo volessero far perdere per forza. Ho questa sensazione, ma ci può stare, ci potrebbe stare. Però ragazzi, eccoci qua. Robe. Introducing the champion from Chicago, Illinois. Guardatelo, è fighissimo comunque il personaggio, ragazzi. He is the WWE United States Champion, the Captain Alex Blake Jenkins. Cioè, vi ricordate l'evoluzione che ha fatto da pirata un po' scemotto fino ad adesso? È devastante. Cosa? Anche lui, Chicago, Illinois. Ma scusa, perché Ivar? Ma basta! Chicago, Illinois pure lui, ma che è? Ma che è la sfida dell'Illinois? Non ho capito. Ma cosa c'entri te? Ma basta! Ma no! 385 Vorrei capire che scherzi sono questi. Ma così per capire. Così per capire. Guardatelo qua, in tutta la sua possenza. Ah! Spacchiamo subito qualcuno, ragazzi, così lo... Montez. Andiamo subito su Montez perché lo apriamo. Il pubblico sta impazzendo, ragazzi. Non l'ho mai sentito urlare così. Attenzione. Damn. Raga, non ci sto già capendo niente, ma è bellissima come cosa, ragazzi. Ah. Oh. Guardalo. No. Che culo, raga, l'abbiamo... Mamma. Raga, qua abbiamo avuto culo, lo ammetto. Attenzione. Close line. Intanto dall'altra parte se le stanno dando tantissimo. Ma come? È Strowman giù, eh? Brown fuori dal ring. Anch'io. A caso. Cioè, io ho tirato 780 mosse a Montez e lui è sopra. Lui me ne ha fatta una e io sono giù. Non posso uscire per sta cagata, però, eh. Sei tu che devi uscire, Montez. Ma cosa fa? Non risultava malissimo. Bam! Ti apro, Montez. No, no, Brown, ma che cacchio vuoi? Ma non vedi che sto facendo... Attenzione, guardate, Alex. Come devasta Montez. La rincorsa per il calcione. Bom! Montez dovrebbe essere svenuto, ragazzi. Infatti sta uscendo. Boom! No, anche a te, rompiballo. Dove è andato quella... Cos'è successo? Ivar... Ma cosa sta succedendo? Ivar è rimasto nel pubblico. Strowman lo sta aspettando, ma... No, bravo. Ok, prova a distrarre Strowman, ragazzi. Vediamo se torna in pista. Ok, forse torna in pista, raga, forse torna in pista. Ma Ivar è rimasto lì. Artruff ha in mano l'incontro. Per adesso è tra i migliori. Ma gli facciamo una close line devastante. Mamma mia, abbiamo rimesso in gioco praticamente Strowman. Noi ce la stiamo prendendo un po' con tutti, in realtà. Ma cosa vuoi? Sto facendo altro io, rompival. No, damn. Ma io... Oh, cioè, scusatemi, ma a me mi fanno una cosa e esco. Va bene. Per adesso posso dirvi che per ora il match è in mano a Artruff. È il migliore in assoluto. Non posso dire niente. È il migliore in assoluto.
Ci stiamo rialzando però noi. In realtà ci stiamo svegliando un po' tutti. Ivar è rimasto fuori. Ivar è rimasto fuori. Per questo voi vedete il match così piccolo. Perché c'è anche l'inquadratura per Ivar. Prova a rimpicciolire un attimo la webcam in modo che... Ok, va. Cosa? Va bene ragazzi, è stata colpa mia, ok? Me la sono cercata e ho sbagliato io. Però, a questo punto, guardando le storie rimaste, guardando tutto il resto, non posso ancora lottare per il WWE di Seth Rollins. E quindi ragazzi, sì, avete capito bene, tutte le storie, tutti i progressi non mi fanno andare verso quel WWE Championship. Quindi, non è che per lottare per quella cintura devo tornare face? Fatemi sapere cosa ne pensate di questo ritorno su WWE, vista la piccola pausa, ma soprattutto di questo ritorno con la figura di merda finale, dove mentre ero distratto, Tozawa si è portato a casa il titolo. Però ragazzi, a questo punto mi viene un dubbio. Devo essere per forza face? Per la cintura di Seth Rollins? Ne parliamo nei commenti. Grazie a tutti, un abbraccio, un bacione. Al prossimo video. Che sconfitta di merda, se posso dirlo, eh.